Queste 12 punte d'acciaio hanno bisogno di un'accurata limatura, ogni volta come se fosse la prima. Sul ghiaccio nulla può essere lasciato al caso. Questo è Antonio De Vivo, tono per gli amici. Ha usato i ramponi centinaia di volte nell'arco della sua vita da alpinista. Alcuni componenti del team Lavent stanno discutendo i programmi per la prossima spedizione. Le idee, anche se prenderanno parte alla spedizione una ventina di esploratori, partono sempre da una compatta minoranza. Abbiamo studiato per anni l'interno dei ghiacciai di tutto il mondo. Questa volta il nostro scopo è quello di essere i primi uomini a penetrare nelle grotte di ghiaccio della Patagonia. Sono stati definiti e l'esplorazione è pronta per partire. 4 settimane nell'emisfero australe, in una zona estrema, la migliore del pianeta per gli studi di glaciospeleologia, lo Hielo Patagonico. Dopo aver sorvolato l'Argentina da nord a sud, ci stiamo dirigendo verso il Cile e le Ande. La nostra destinazione è il Parco Nazionale Torres del Paine, e più precisamente il ghiacciaio Tindal. Quest'area è dominata dalla parte centrale della catena delle cosiddette torri, che raggiungono i 2400 metri di altezza. Il tempo si sta guastando, ma non possiamo indugiare oltre. Pasquale deve effettuare una prima ricognizione per trovare il posto migliore dove piazzare campo base. Tutta la giornata, tutta la giornata piove, anche finalmente, dopo un giorno intero passato a camminare sotto la pioggia, individua un luogo adatto, non lontano dal ghiacciaio. Il GPS ci fornirà le esatte coordinate. La squadra è pronta a partire, con 1000 kg di equipaggiamento. Il percorso migliore verso il ghiacciaio si può tracciare sul plastico nell'ufficio del parco. I cavalli sono il migliore mezzo di trasporto. Ne affittiamo 17 dai gauchos locali. Ci permetteranno di coprire 12 miglia al giorno. Taglio la cipolla e poi mettiamo sopra il forno e facciamo il pane. E ci sta rivendendo in questo momento che stiamo facendo il caffè. Questa volta il gruppo di spedizione è composto da ricercatori argentini, americani, italiani e spagnoli. Le grandi tende del campo base saranno la nostra casa per più di un mese. Siamo convinti che il successo di una spedizione dipende anche dalle condizioni di vita e delle comodità di cui usufruisce la squadra.
Finalmente partiamo per la nostra destinazione, il Tindal. Calcoliamo che la lingua orientale del ghiacciaio sia a un'ora di cammino dal campo. Le uniche mappe esistenti hanno 25 anni e una scoperta imprevista ci sorprende. Una superficie rocciosa, lucida e liscia è tutto ciò che rimane del vecchio ghiacciaio. Arriviamo alla nostra meta e puntiamo verso la piatta zona centrale del Tindal, dove speriamo di trovare i primi segni di scorrimento d'acqua in superficie. L'ablazione consiste nella fusione del ghiaccio causata dal calore. L'acqua comincia col formare piccoli ruscelli, che poi diventano a volte addirittura fiumi. Prima o poi queste acque penetrano nel ghiacciaio, formando pozzi e grotte, esattamente quello che stiamo cercando. L'obiettivo della nostra ricerca è trovare una via d'accesso al nucleo dei ghiacciai, studiarne la struttura interna, il loro movimento e in che modo l'acqua vi scorre all'interno. Le condizioni del tempo ci ricordano che siamo in Patagonia e che una bella giornata o almeno qualche ora di sole sono sempre un colpo di fortuna. Il vento qui è una compagnia costante, anche se il campo base è situato in una posizione ben protetta. La nostra prima missione è misurare la superficie del ghiacciaio e tracciare le rotte più corte e sicure attraverso le zone ricche di crepacci. L'obiettivo finale è raggiungere e studiare la zona centrale, 4 km dal margine, dove teoricamente scorrono i maggiori corsi d'acqua. Con un colpo di buona sorte troviamo il fiume più grande e lo seguiamo nel verso della corrente, fino a trovare un mulino glaciale che battezziamo il Capo. Campo base da tono, mi ricevete cambio? Qui campo base, viene avanti, tono, cambio. Gianni, noi siamo al centro del ghiacciaio, abbiamo trovato un canyon gigantesco, straordinario, abbiamo sceso e siamo arrivati all'inghiottitoio, è veramente impressionante, cambio. Ottime notizie, tono, restiamo qui in ascolto per ulteriori, cambio. Adesso Gianni, noi proveremo a risalire un po' il canyon, cerchiamo di attraversarlo, sicuramente con la teleferica, cambio. D'accordo, restiamo in ascolto, ciao tono, cambio e chiudo. Ma lo dobbiamo superare per esplorare l'altra parte del ghiacciaio Tindal. Questa teleferica deve essere fissata con cura perché verrà utilizzata quasi ogni giorno. L'ancoraggio viene effettuato tramite numerosi chiodi da ghiaccio e l'imbracatura diventa una veloce seggiovia. Cadere nel fiume significherebbe finire direttamente nello spaventoso mulino glaciale, qualche chilometro più giù.
Una volta attraversato il canyon, giungiamo in un'area dove il ghiacciaio è disseminato di profondi laghi azzurri. La purezza di quest'acqua è impressionante. Lo Yellow Continental possiede i ghiacci più puri del pianeta dopo quelli dei poli. Un lago più grande e più profondo è una scoperta significativa. Sarà il primo ad essere studiato sulla superficie di un ghiacciaio. Sotto questa superficie, il lago è certamente molto profondo, forse fino alla base del ghiacciaio. I laghi interni sono probabilmente la causa delle piene da ghiacciaio, cioè improvvise e spesso disastrose inondazioni dei fiumi glaciali. Il nostro gruppo ha già provato ad esplorarli. La nostra squadra è stata la prima ad immergersi in questi magnifici laghi. Nel versante argentino, in un ghiacciaio chiamato Perito Moreno, entriamo nelle acque ghiacciate dello Yellow Continental. Ecco qui, siamo in una di queste grotte molto superficiali del ghiacciaio. L'acqua corre su queste superfici che si formano queste gallerie e poi si inabissa nella profondità del ghiaccio. Sono grotte molto difficili perché molto scivolose, il ghiaccio è quasi vetro, esplode quando lo si colpisce. Libera delle bollicine d'aria che sono i resti di antiche nevicate, però sono delle grotte estremamente belle. La gran parte del ghiacciaio ha delle grotte che portano grossi fiumi e in quelle è estremamente più difficile andare. Il terreno è quello di segnare il percorso con i segnavie di questo tipo. Bisogna poi pensare bene di riposizionare, perché a causa della temperatura del vento molte di queste segnavie chiaramente vengono divelti, no? Si scioglie il ghiaccio intorno e quindi vengono portati via dal vento. Questo non tanto è importante per ritrovare la strada, la direzione, se non in condizioni particolari di nebbia o di nuvole molto fitte, ma per evitare le zone più pericolose. In ogni ghiacciaio ci sono delle zone più semplici, dei percorsi più facili, meno pericolosi, e altri di crepacci molto difficili da superare. Il sole sta sciogliendo la superficie del ghiacciaio e forma delle grandi distese blu che riflettono il cielo. Camminarci sopra fa quasi venire le vertigini. Le ricerche sono ormai troppo lontane dal campo base. Dobbiamo allestire un campo avanzato di appoggio utilizzando pietre e un telone di plastica.
Qui troviamo riparo per la notte. Di fronte al campo avanzato, le rapide di un fiume scorrono nel ghiacciaio, o meglio, sotto di esso. Possiamo esplorare un tipo differente di grotta, chiamata subglaciale, perché si è formata al contatto fra ghiaccio e roccia. Qui i rischi sono maggiori. Il torrente che la attraversa fa variare la temperatura, provocando spesso il crollo del soffitto di ghiaccio. Disegnare la mappa di questa grotta ci permette di visualizzarla e capirne lo sviluppo. Ci affrettiamo a lasciare questo posto formidabile ma pericoloso. Qualcosa di inaspettato accade durante la notte. Un crollo interno blocca la grotta come un enorme tappo e svegliandoci troviamo un... Giungiamo nell'area dei mulini glaciali al termine dei tre maggiori canyon. Tenteremo la discesa in quello che abbiamo chiamato il piccolo capo. Questa è l'impresa più difficile e rischiosa. Quando si sfida il profondo abisso creato dalle cascate di ghiaccio, il gioco diventa estremo e non sono ammessi errori. Se la temperatura del ghiaccio aumenta, crescerà anche la massa d'acqua. L'esploratore appeso alla fune potrebbe essere investito dalla cascata e in quel caso non ci sarebbe scampo. 60 metri più in basso non è possibile continuare. Possiamo solo raccogliere dati, effettuare misurazioni e quindi risalire lungo le pareti di ghiaccio. Questa spedizione abbiamo esplorato e tracciato mappe di circa altri 20 mulini glaciali come questo. Finalmente la temperatura cala e la superficie del ghiacciaio inizia a gelare sul serio. Incurante dei cambiamenti climatici, un insetto si muove sul ghiaccio. Con il suo efficientissimo sistema antigelo, questo è l'unico essere vivente che incontriamo. Trova il suo nutrimento nei sedimenti del suolo che il vento porta sul ghiacciaio. Il freddo pungente crea le condizioni per un'ultima esplorazione della grotta conosciuta come il meandro. Qui non c'è acqua e possiamo entrare camminando. Studiare le grotte che si autoreplicano periodicamente, che si distruggono e rigenerano di anno in anno, sempre più o meno nella stessa posizione. Andiamo sempre più nella profondità dei ghiacciai, inseguendo un'esplorazione senza fine. Persi nel cuore di un ghiacciaio dal colore del cielo.
È stata un'avventura incredibile. Abbiamo visto luoghi che non immaginavo esistessero. Neanche National Geographic ne era a conoscenza. Il prossimo lavoro che vorrei fare è un libro, perché per raccontare quello che abbiamo trovato qui non basta un semplice articolo. Bisogna pubblicare un libro e spero di farlo insieme a voi. All do this together. It's amazing.